Insomma, buonasera Roberto Breda, allenatore della Salernitana, Salernitana da oggi a Fiuggi. Buonasera Breda. Buonasera. In studio Dario Cioffi del Salernitano, Roberto, insomma, ti saluta. Allora Breda, partiamo dalla fine. È un caso quello di Merino non convocato? No, non è un caso, è che è stato male e non si è visto per una settimana. Noi abbiamo ripreso 27. Lui fino ad ora non si è ancora visto il campo, e come abbiamo fatto anche per Zatmari, che in questo momento non è disponibile, o per Sedir, che l'abbiamo lasciato a casa. Cioè non è un caso. Ha perso 3 kg in una settimana e ancora non si è visto al campo. Credo che oggi abbia iniziato a Salerno a fare qualcosina. Vediamo i prossimi giorni come sta, ma senza farne un caso, anche se poi nella gestione della situazione magari poteva fare una telefonata in più, però senza tante. Cioè non è stata una cosa punitiva, il fatto è che non sta ancora bene. Quindi mi pare di capire che sicuramente non è impiegabile per Lumezzane. Allora, fino a, in questo momento stiamo molto vivendo la giornata, fino a oggi no, perché forse cioè, oggi ha fatto il primo piccolo allenamento, vediamo i prossimi giorni, logico che è una situazione un pochino delicata e non, insomma, e secondo me è che non va per forza, cioè bisogna leggere nel tempo con calma. Mister, rapidamente, perché come puoi immaginare ci sono una caterva di domande per te da parte dei telespettatori, però mi pare di aver capito che Merino non è alla stregua dei 4 giocatori che non sono stati convocati per altri motivi, cioè nel senso che potrebbe anche essere convocato durante la settimana e arrivare in ritiro, o comunque è da escludere per questa settimana? Ma allora, credo sia da escludere, ha avuto questo grosso problema dove ha perso anche 3 kg di peso. Ha messo o ha perso? Ha perso. Addirittura ha perso. È il contrario della normativa natalizia. È stato male, quindi logico che se stai male. E quindi non abbiamo visto il campo, quindi non è neanche facile fare. Però anche perché in ogni caso stiamo... Secondo me è una partita che devi cercare di fare nel migliore dei modi. Già abbiamo qualche settore che è un pochino, chiamiamolo, cioè, in emergenza. Davanti forse non siamo in emergenza, se possiamo giochiamo con chi sta meglio, ma proprio come sta meglio. Però valutando con calma poi quello che sarà. Allora Roberto, andiamo subito nel vivo del discorso. I 4 giocatori che non sono stati convocati, perché? Perché ho detto l'ultima conferenza stampa, in questo momento c'è, secondo me c'è bisogno di lavorare con persone che non siano distratte da certe situazioni extra partite. Per quello che abbiamo detto, stanno vivendo un momento molto particolare, la società ha preso una strada e quindi credo che sia opportuno lavorare con chi può essere la partita. Poi appunto anche qua è tutto da valutare in settimana, perché veramente siamo in una situazione che si può evolvere in tutti i sensi di giorno in giorno, però l'idea iniziale era quella di cercare di concentrarsi sul lavoro e quindi cercare di utilizzare chi era abile alla partita. Quindi mister, mi pare di capire che è una decisione che tu ti sei visto insomma presentata, una decisione della società, non una decisione tecnica. No, i convocati sono i miei, sono stato io che ho voluto lavorare appunto con chi era, pensavo fosse in partita. Perfetto, e invece poi ti lascio al fuoco incrociato del collega e dei telespettatori, e invece la presa di posizione dello spogliatoio, ieri Fava per nome di tutto il gruppo prende le distanze dalle decisioni societarie e anche tecniche, ti senti di commentare? No, io ho parlato con i ragazzi, non è che hanno preso le distanze della società delle decisioni tecniche, loro hanno, come ho parlato anch'io in quel discorso là, hanno detto che se siamo in questa situazione non è colpa dei 4, non è una cosa che ho detto pure io, e quindi non è una questione di non essere d'accordo, e sono d'accordo con loro, in questo momento siamo abbiamo questo tipo di situazione non per colpa dei 4, ma per tanti motivi. L'altra volta sono stato 40 minuti a parlarne, e credo che da parte loro ci sia stata questa necessità di dire che anche lo spogliatoio
è convinto di questo, che non è stata colpa dei quattro. Poi, però Breda, scusami, hanno anche detto che secondo loro era giusto che i giocatori che la squadra fosse unita e venissero con voi in ritiro. Vabbè, ma là credo sia un discorso diverso, dove c'è, beh, io oggi ho detto anche il motivo che ho detto adesso, che è quello di cercare di lavorare con tranquillità e pensare esclusivamente alla partita, perché credo che adesso sono finite le feste e dobbiamo tornare a pensare al campo. Allora, Dario Cioffi. Subito alle domande dei tifosi, ne faccio due velocissime, mister. Innanzutto mi riallaccio a questo discorso dei calciatori che sono rimasti ad allenarsi a Salerno. Si legge tra le righe di quello che ha detto Fava a nome della squadra ieri che anche dal punto di vista psicologico credo che l'assenza di queste quattro figure carismatiche sicuramente anche all'interno dello spogliatoio possa ripercuotersi in qualche modo sugli altri calciatori, se tu hai questo timore. Poi velocemente volevo chiederti, parliamo di una squadra che oggi come oggi ha gli uomini abbastanza contati e che ha necessità di fare mercato. Nel momento in cui questo mercato dovesse vedere i tempi un po' più allungati, con il gruppo che è oggi a disposizione, secondo te può essere ancora competitiva la Salernitana come lo è stata due mesi fa prima che succedesse qualcosa? Partendo dal presupposto che appunto il mercato va fatto, e prima del mercato non si può parlare perché sia in entrata che in uscita può succedere di tutto e quindi non abbiamo... dovremmo dire delle cose che poi potrebbero essere smentite dai fatti. Io non credo che poi l'assenza loro in questo momento crei ripercussione, non è che non credo, a me interessa che adesso si pensi al calcio e alla partita e basta. Abbiamo un avversario che è un ottimo avversario, è Lumezzane, dobbiamo pensare a questo, deve pensarci chi è, può essere la partita. Poi da qui ai prossimi giorni le valutazioni che vanno fatte sono giornaliere, quotidiane, però non dimentichiamoci che siamo una squadra di calcio, è un gruppo che è legato, sono molto legati tra di loro, sono io legato con loro, cerco di salvaguardare i diritti e anche il rispetto di tutti quanti, però non dimentichiamoci che il nostro obiettivo è fare le partite e vincere le partite, quindi dobbiamo far combaciare le due cose, rispetto di tutti quanti e partite, noi cerchiamo di farlo nei migliori modi. Allora, subito, Matilde, prendi ossigeno, sì, perché ce n'è per tutti. Innanzitutto buonasera mister Breda e buon anno, chiaramente. Buonasera. Cercherò buonasera di riassumere il più possibile perché sono veramente tante le domande. Allora, Frollo e Giovannillo scrivono: Breda, le auguro di raddrizzare la barca, ma considerata la situazione generale la vedo molto male. Sappia una cosa, comunque vada a finire, lei rimarrà sempre un uomo nel cuore della tifoseria granata. Ha scritto le pagine più belle della nostra storia calcistica. Non faccia da parafulmine a una persona che ci ha coperti di insulti. Si faccia rispettare o altrimenti si dimetta. Lombardi, unico responsabile. Ecco, Breda, al di là della dichiarazione di stima e di affetto e di amore che ti riconosce tutta la piazza di Salerno per il tuo passato glorioso da calciatore, c'è quest'ultima chiosa da parte di molti tifosi e che evidentemente ti hanno anche detto subito dopo la sconfitta di Sorrento, il discorso del parafulmine, il discorso che se così dovesse essere sarebbe preferibile che tu ti dimetta. Cosa ti senti di rispondere? Ma che, allora, al di là del rapporto che io ho con Salerno, che nel momento in cui ho fatto questa scelta ho rimesso in gioco, perché so che chi fa questo tipo di lavoro vive dei tipi di situazioni che possono nel bene e nel male appunto scombussolare anche quello che è stato in passato, anche se in ogni caso credo che il passato sia scritto, sia stato fatto e rimanga. Io non faccio parlare fulmine a nessuno, sono con un gruppo, io nel momento in cui sono venuto conoscevo Lombardi, conoscevo la società, conoscevo i giocatori, conoscevo il direttore, quindi non è che nessuno mi ha obbligato a venire per fare da parlare fulmine o per farmi da Don Chisciotte delle battaglie altrui. Credo in questo progetto, ci ho creduto dall'inizio, ci sono dei momenti di difficoltà, stiamo vivendo un momento di difficoltà importante. Ma è cambiato però... questo progetto, mister? È cambiato, in corso d'opera? No, non è cambiato, perché io ho sempre detto che fin dalla prima intervista che l'obiettivo nostro è di fare il meglio possibile, partita dopo partita. All'inizio forse è venuto tutto troppo facile, poi col tempo a certe situazioni non siamo stati bravi a reagire o in ogni caso non siamo stati bravi a mantenere alta quella voglia e quella determinazione che avevamo all'inizio.
Adesso dobbiamo ritrovarla, però sempre tutti assieme. Spiace per quello che è successo per questi quattro ragazzi, perché veramente sono dei seri professionisti e forse da certi punti di vista gli eventi hanno travolto un pochino tutta la nostra situazione. Roberto, dato che insomma i tempi sono strettissimi, io ti faccio una domanda e ti pregherei di rispondere a bruciapelo, e altrettanto perché per dare spazio anche ai tanti telespettatori, perché abbiamo pochi minuti ancora, e non voglio abusare anche della tua cortesia e pazienza. Dovessero non arrivare delle buone nuove in questa settimana, sabato o venerdì, potresti richiamare qualcuno dei giocatori che hai tenuto da parte? Ho detto prima, sono vale tutto in questo momento, nel senso che abbiamo una situazione, soprattutto nel reparto difensivo, molto delicata e precaria. L'idea è di lavorare con chi è completamente, ha la mente completamente sgombra e che quindi è preso dalla... cioè solo dalla partita, però logico che in caso di estrema emergenza faccio leva sulla loro professionalità, che sicuramente non si discute, sulla quale non dubito, e potrebbe teoricamente in maniera cioè, anche capitare, partendo dall'idea che manca ancora dei giorni e cerchiamo di vedere cosa succede. Certo, Matilde. Francesco da Mercatello scrive: chiedo a Breda come può un allenatore lavorare con dei calciatori che dissentono dal suo operato, da quello della società e dal DS Salerno. Dica ai suoi giocatori di non fare i mercenari, devono lottare per la maglia. E ancora Enrico: premesso che i programmi sono ridimensionati, con l'organico depurato, almeno i playoff abbiamo le potenzialità per raggiungerli? Sia sincero. Breda? Ma io non dico che i programmi sono ridimensionati, perché il programma è quello di prima, appunto, di cercare di fare il meglio possibile. Poi cosa vedremo che succederà, però... secondo me abbiamo ancora all'interno di questo gruppo delle buone potenzialità, dei valori importanti, e possiamo far bene fino alla fine, senza fare tanti proclami, perché appunto credo che nel momento in cui quest'anno abbiamo iniziato a fare proclami è stato il momento in cui abbiamo iniziato a perdere. All'inizio volavamo basso e correvamo tanto, poi dopo a un certo punto è successo qualcosa di diverso. Adesso dobbiamo tornare a non fare proclami e pensare al campo. Matilde, ancora? Sì, ancora rompiglione. Auguriamoci un 2011 migliore. Chiedo a mister Breda, sinceramente, potendo, tornerebbe indietro nell'accettare l'incarico? Tanti allenatori salernitani, tu tra questi, siete stati sacrificati da Lombardi per tenere buona la piazza. Non ti senti usato? E ancora, secondo te cosa vuole Lombardi? Vendere la seconda divisione, fallire o la promozione? Allora, l'ho già detto prima, io non sono stato obbligato a venire qua. Quando ho fatto questa scelta ero... ho analizzato, logico che il cuore ci ha messo del suo, perché Salerno per me è una piazza che non è come le altre. Non a caso ti hanno detto tra tanti allenatori salernitani, tu tra questi. Sì, però continuo a essere cioè ad essere contento della scelta che ho fatto. Ci sono delle difficoltà, penso giorno e notte come risolverle, però non ho problemi. Cosa vuole Lombardi? Secondo me Lombardi ha un grandissimo spirito di rivalsa, e dopo quello che è successo nell'ultimo periodo vorrebbe fare il meglio possibile. Anche per lui non è semplice, perché stiamo anche vivendo un momento sociale molto non societario, sociale molto particolare, dove c'è crisi, dove ci sono difficoltà in tanti posti. Qua c'è in più un anno da nefasto da dimenticare, però come tutte le scorie che si porta dietro, però noi dobbiamo essere, da questo punto di vista sento che siamo uniti, perché tutti quanti abbiamo tanta voglia di rivalsa, tanta voglia di far bene, e speriamo di riuscire a trasformare questa voglia in risultati. Ultimissima domanda per Breda. Sì, Ultras 90, caro mister, io le chiedo solo una cosa: mandi via tutti i senatori e metta in campo solo gente che lotta. Ormai la tifoseria è rassegnata a restare in Lega Pro e ha abbandonato l'idea della promozione in B. Quindi almeno in campo noi vogliamo gente che lotta per la maglia che lei ha saputo onorare al meglio quando l'ha vestita, per la città che non può essere bistrattata, e per noi, per quella gente che ancora si fa chilometri per vedere giocare la Salernitana e dalla Sud si sgola ogni domenica. Mister? Sì, allora, ripeto, nel senso che continuo a dire che non sono gente che se tutto il gruppo è formato da professionisti, in questo momento però per tutto quello che è successo si sono create situazioni dove certe scelte, almeno in questo momento, sembrano obbligate, però proprio la scelta anche di ritiro di portare certe persone e non altre è dovuta al fatto che
punto voglio gente che pensa alla partita, e gli altri in questo momento forse non hanno la tranquillità, la serenità per poterlo fare. Il fatto che i giocatori non abbiano condiviso questo, mister, e chiudiamo, insomma, cambia l'inerzia delle cose? Per niente, perché alla fine io ho parlato con quei ragazzi che sono qua e loro hanno preso di posizione nei confronti del rispetto dei ragazzi, e soprattutto per quello che, per il fatto che vengono tacciati di essere poco seri, ma per quello che sono le scelte mie non vedo difficoltà, anzi. E invece tu hai parlato con i ragazzi che hai tenuto fuori? No, ancora no. Non ancora. Bene, io non so se... Nel senso, non ho parlato ieri e oggi, ho parlato gli altri giorni, quello sicuramente. Ah, insomma, quindi avevi anticipato le tue decisioni? No. Questo no. No. Però potresti richiamarle, mi pare di aver capito, non dovessero arrivare buone nuove dal mercato. Ho detto, io spero di poter utilizzare gente che è concentrata e ha in mente solo la partita. Situazioni estreme fanno diversi, mi creano situazioni di ancora più emergenza, so che sono dei grandissimi professionisti, abbiamo appunto lottato per rivendicare il loro professionismo e so che anche se possono avere però sono gente che sa fare il proprio mestiere e fa la cosa giusta. Ultimissima, avete paura di altre penalizzazioni? In questo momento pensiamo solo al Lumezzane. Grazie a Roberto Breda, in bocca al lupo per un anno sicuramente migliore. Grazie.